E questa in sintesi è la nostra agenzia, Siamo noi, insomma, siamo noi. questi siamo noi. Sì. I vostri attori? Attori, noi abbiamo diverse, rappresentiamo nostra diversi scuderia, ci attori, sono attori importanti. Tutti americani che però purtroppo non si conoscono Pius ancora in Raven, Italia. Sì, Ernest Palmer, Tim e poi ci siamo io e lui. Tim Schwartz pure. Sì, Tim Schwartz è attore. Però non abbiamo solo attori, la cosa importante cioè, è proprio perché noi abbiamo pensato in grande, no? Quindi dobbiamo fare un'agenzia, abbiamo detto attori, registi, ma anche stilisti per dire. Anche no? Stilisti? Sì, quindi sì. Moda, cinema. Sì, anche stilisti, abbiamo stilisti, numerosi abbiamo... stilisti. Tipo? Jeremy Sandocane, per esempio. Ma chi è Jeremy Sandocane? Ma perché adesso in Italia, cioè in Italia sono un po' indietro. Sono tipo nel Connecticut, è molto famoso. Molto famoso, sta sfilando. Il Metropolitan Museum di Las Vegas ha organizzato una sua Jeremy personale. Sandocane, ma è strano che non l'hai mai sentito. Strano. Però. No, non esiste. È moda proprio... Comunque, non abbiamo indossato i suoi capi in trasmissione. Attenzione, capi veramente di un certo prestigio. Natalie, la cosa importante è che tu capisci che se tu ti affili a noi, nella nostra agenzia... Noi abbiamo in mente un'idea rivoluzionaria, un'idea di mutuo soccorso, cioè gli agenti aiutano gli attori aiutano gli agenti. Per esempio, vuoi sapere un esempio? Sì. Tu c'hai un provino, ci chiami. Ma no! E come no? Questa no, è la cosa figa, rivoluzionaria. No, proprio... no, non ci sto. Come non ci stai? Scusami, no, noi ti offriamo, noi ti offriamo in cambio la possibilità di essere in una trasmissione in televisiva. No, non vale, non vale. Come non vale? No, cioè per esempio noi mettiamo a disposizione la nostra trasmissione televisiva. Quella, cioè tipo quella adesso, dove sei già praticamente, quindi tu per forza ci... No, sigla! No, aspetta, ma poi mangi. Riccardo, stai lì, veglia sulla porta che sennò esce. Natalie Dapti Gomez con noi a Siamo Stati Uniti, ben trovati a tutti quanti in diretta 340 8901 822. Ormai non te ne puoi più andare, Natalie, mi dispiace. Sono incastrata qui con questi ragazzi. Oggi, vabbè. Sondaggio, ovviamente, due sondaggi oggi, ne abbiamo uno per Natalie, ovviamente. Chiaro. Natalie Dapti Gomez, sì. Natalie Dapti Gomez, no. Ovviamente. Chiaramente sarà sempre sì, perché veniamo a cercarvi a casa. Se dite no, questa è la clausola nel contratto. Poi c'è un altro sondaggio che ci ha suggerito ieri il nostro Francesco, che è la miglior Palma d'Oro di Cannes. Quindi scrivete e mandate in assoluto della storia. Insomma, lì io poi diremo anche le nostre, ovviamente, insomma, daremo ascolteremo un po' quali sono i vostri. Questo indirizzi. Chiaramente nella terza parte, invece nelle prime due parti avete la possibilità di interloquire in qualche modo, virtualmente con noi e Natalie. Con noi e Natalie, meno con noi, più con Natalie. Bene, però prima di cominciare a parlare con Natalie, insomma, sapere perché insomma, è qui, parlare del nuovo film che esce con lei tra i protagonisti, dobbiamo dire una cosa: state seguiteci con attenzione, perché nella terza parte vi spiegheremo come potete fare ad andare a vedere gratis la prima romana, ad assistere alla prima romana del film Maid of Honor, ovvero Un amore di testimone, quello con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan. Sì, dico Patrick, quello di Grey's Anatomy. Ci saranno un di Grey's Anatomy. Ci saranno un paio, 15 biglietti per andare a vedere, validi per due persone, quindi seguite bene fino alla terza parte, perché vi spieghiamo poi come fare ad aggiudicarsi, fare in modo che le persone ti seguano fino all'ultimo. Bravo. Questo qui abbiamo lanciato un amo. Adesso vediamo se peschiamo qualcosa. Senti Natalie, allora, dimmi tu adesso, oggi esce Ultimi della classe, sì. No, però tu vieni, cioè è un percorso curioso, perché tutti gli italiani ti hanno scoperto grazie a questo spot televisivo. È un caso? Cioè, tu pensi che questo spot abbia comunque contribuito alla tua... O c'era già la tua... Insomma, c'erano già delle stella, cose che erano in atto e questo spot semplicemente ti ha fatto conoscere di più delle persone, ma gli addetti ai lavori già ti... Ma forse gli addetti al lavoro mi conoscevano già, però lo spot mi ha fatto conoscere alla gente non del lavoro, perché ho notato moltissima gente che mi riconosceva per strada, mi diceva: cercavano di toglierti i capelli. Diciamo che è uno spot. No, non erano neanche sicuri che fossi io, ma questa è quella della Kinder. Questo è a Roma, ovviamente. Succede questo. A Roma. No, perché però, lo spot, sì, dobbiamo dirlo, è carinissimo. Quello dove i due ragazzi praticamente si svelano i trucchi pian piano. Sì, si vogliono ci dimostrare. Tolgo il neo, mi tolgo le lenti a contatto, le spalline. Posso dire una cosa? Cioè, lui pian piano che si spoglia
questa cosa è tragica. Tu, bene o male, comunque senza Neo sei pure più bella. Cioè, voglio dire, non è che ci hai guadagnato tanto, ti vorrei dire questa cosa. Sì, tra i due chi ci smena, insomma, sei te. Insomma. Lì ti trovi Mastro Lindo con... Mastro Lindo cioè, insomma, cioè, un po' è quello che faremo prima o poi anche noi, anche colpa noi. Sorpresa. Adesso basta. 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 Mi tolgo e sotto sono Marzullo. Tolgo la maschera. In realtà... Rabbia o rassegnazione? Volontà di possesso o possesso di volontà? No, lui sta sempre così di solito. Più sì, sì, questa è la cosa. Pensa, rimugina. E per pensare si gratta il mento. Il cervello ce l'ha qui, sotto nel mento. Io devo fare attenzione. Attenzione, esatto. Smettiamo di lavorare tra un secondo. Invece parliamo un po' di Ultimi della classe. Allora, il film esce questa sera. Parlaci un po' di che parla, raccontaci un po' la storia. Allora, la storia è la storia di questo ragazzo che praticamente ha un blog su internet e fa finta di essere un'altra persona dicendo che va bene in classe, va bene con le lezioni, con le ragazze va ancora meglio. Un super figo tramite questo suo blog, io faccio la sua migliore amica. Uh-huh. E poi insomma si verrà a sapere, tutti verrà sono un fuori. Po' i protagonisti del film sono tutti un po' gli ultimi in qualcosa, gli ultimi nell'amore, gli ultimi nel coraggio, per esempio Cecilia, il mio personaggio, e piano piano riescono ad avere il loro obiettivo. A raggiungere il loro obiettivo. Sì, sì, però, sì. Che immagini? Sono curioso, Ultimi della classe, esce... a parlarne anche più consapevoli. Esce questa sera.